Filippo De Sanctis, dunque inizia ufficialmente l'edizione 2024 del Summer Festival sotto i migliori auspici, splendidi giardini estensi, un grande nome internazionale e poi diciamocelo delle sinergie che davvero permettono bene. Sì, è iniziata sotto una buona stella questa seconda edizione del Summer Festival. Lo scorso anno fu un successo, quest'anno lo stiamo ripetendo con una versione della sala aggiornata, ovvero il palco davanti alla fontana che premia ancora di più la bellezza dello scenario, ma anche una sala più grande, 1750 posti, lo scorso anno ce n'erano 250 in meno e i risultati non si sono fatti attendere, già tre esauriti all'avvio, quindi Tozzi, Mannoia, Pucci ed altri che si stanno avviando al tutto esaurito. Le sinergie sono buone soprattutto perché si è intensificato il rapporto con l'amministrazione comunale, Davide Galimberti ed Enzo La Forgia, sindaco e assessore, che hanno voluto dare il loro sostegno ma soprattutto ampliare l'offerta, non limitandola solo a quello che propone la D-Management ma dando spazio anche ad altre iniziative di pregio della città, quindi a Sole Voci, a Trassacco e Sacromonte, ad un'iniziativa promossa dall'ACI. Quindi ecco, questa diventerà un'arena che apparterrà sempre di più alla nostra città, ma sarà un richiamo per tutti coloro che sono vicini e anche molto lontani, perché vediamo che l'attenzione viene anche da fuori regione.